Ancora, il microblogging che qualcuno appunto mi diceva di conoscere tramite Twitter, appunto si chiama microblogging perché è di fatto un social network che consente di scrivere in uno spazio limitato, sono di solito 140 caratteri, i propri pensieri o di condividere una serie di informazioni. La particolarità di solito di questi microblogging è che non hanno bisogno della reciprocità, ovvero non è come su Facebook che io ti devo chiedere l'amicizia e quindi io seguo te e tu segui me, ma invece consente semplicemente di essere seguito o di seguire qualcun altro senza che la cosa debba essere appunto fatta in maniera reciproca, per cui io posso avere 100 persone che vengono a vedere che cosa faccio e che seguono quello che io scrivo, ma io potrei ipoteticamente anche non seguire nessuno. Questo però mi consente, non so, invece al contrario, di seguire per esempio le grandi testate giornalistiche, insomma di vedere che cosa succede nel resto del mondo, e può essere un modo interessante per, poi vediamo, documentare alcuni processi di apprendimento all'interno della scuola. Questi che vi ho messo sono alcuni specifici strumenti che sono nati a seguito di Twitter, che sono stati in alcuni casi pensati proprio per le scuole, ovvero lo strumento di mettere le foto, non ci bastavano i 140 caratteri e quindi aggiungiamoci anche le foto. Adesso Twitter lo fa anche molto facilmente in automatico se lo utilizzo da uno smartphone, ma anche se lo utilizzo dal web, e questo poi significa, lo rivedremo dopo, poter documentare non solo attraverso il testo, ma anche attraverso l'immagine. Consente di creare con tweet poll dei questionari, dei brevi questionari. Allora, immaginiamo un Twitter di una scuola che utilizza come sistema anche di informazione con i genitori per dire, non so, gli eventi che succedono all'interno della scuola, quello che le attività che vengono svolte, le riunioni, eccetera, che per esempio fa qualche piccolo sondaggio tra i propri genitori, quindi utilizza lo strumento digitale per entrare in contatto con i genitori e lancia un sondaggio. Forse anche solo per decidere la riunione, meglio farla martedì o mercoledì, insomma, facendo invece che mandare una mail, lo faccio tramite Twitter. E ancora mi consente, Group Tweet, per esempio, di creare dei gruppi e quindi non di avere un Twitter, che sia necessariamente aperto a tutti quanti, ma di creare all'interno dei gruppi, che possono essere gruppi di lavoro degli studenti, ma anche gruppi di interesse se io volessi organizzare delle attività insieme ai genitori, quindi avessi bisogno di dividerli in gruppi, lo posso fare direttamente utilizzando uno di questi strumenti. Ancora, strumenti sempre di tipo sociale che per esempio mi consentono la narrazione digitale, cioè il digital storytelling, narrazione digitale che molto spesso diventa una buona pratica di documentazione, come dicevo prima, non tanto per avere chissà quale prodotto finale, ma per impegnare tutti i nostri bambini e ragazzi, partecipandoli, facendoli partecipare attivamente, nel raccontare ad esempio un'esperienza che hanno vissuto. E allora, per esempio, io trovo molto interessante, vediamo se riesco ad andarci. Allora, questo è un'applicazione in realtà per smartphone o per iPad, visto che qualcuno tra voi insegnanti l'iPad ce l'ha, non so se ce l'abbiate all'interno delle scuole, ma potenzialmente questa è un'applicazione che consente in modo molto semplice di fare delle storie digitali, di farle realizzare dai bambini, semplicemente mettendo insieme delle immagini, poco testo scritto, quindi diventa molto semplice da realizzare, ma anche il podcast, quindi io posso creare delle sorte quasi di ebook in cui contemporaneamente ho le immagini, il testo scritto e l'audio, e quindi tutto
tutto può essere realizzato dai bambini, se vogliamo farlo realizzare a loro come processo anche di documentazione della loro esperienza, ed è un qualcosa che rimane concretamente, perché poi può essere salvato in formato PDF di quello cliccabile, quindi lo possiamo poi condividere per tutti. Ma un'altra parte interessante di questa applicazione, del suo essere social, è che si entra a far parte di una comunità e quindi io posso andare a vedere, adesso qui vado solo nella parte dell'ispirazione per vedere i video realizzati da altri, quindi vedere come, non necessariamente le scuole, perché è chiaro che non è uno strumento che nasce in specifico per la scuola, però abbiamo delle scuole che lo utilizzano e che poi mettono in condivisione i loro materiali, quindi materiali che io poi posso ulteriormente condividere, posso commentare, posso entrare in relazione con gli altri, quindi ovviamente questo consente un allargamento anche delle proprie esperienze, insomma con uno sguardo che sia, diciamo, anche più critico del semplice mi piace che normalmente tendiamo a dare quando utilizziamo un Facebook, che però poco ci dice su cosa effettivamente ci sia davvero piaciuto, insomma, di questo. Ancora mettiamo qui per esempio betabroadcaster.com, anche questa è un'applicazione che funziona sugli smartphone, anche su quelli di tipo Android, e che consente registrare dei brevi podcast rispetto a dei luoghi significativi. Ecco che la documentazione può diventare una documentazione, ipotizziamo, di una gita, per esempio, di un'uscita scolastica che facciamo, e in cui utilizzando semplicemente uno strumento come lo smartphone e che utilizza il sistema di geotagging, e quindi mi visualizza su una mappa tipo Google Maps per intenderci il punto dove sono, e io posso registrare un piccolo audio che dice: oggi con la classe terza B siamo andati a visitare il museo degli arti e mestieri eccetera, e le varie voci dei bambini possono andare a documentare quello che è stato visto in quel luogo, che diventa sicuramente per la classe un luogo significativo, potenzialmente può diventare lo spunto anche per altre classi per dire: noi invece abbiamo visto quest'altra cosa. Chiaramente anche qui non è pensato per le scuole, quindi se lo vado a vedere adesso troverò tantissimi interventi più relativi al mondo degli adulti, che registrano anche luoghi significativi dal punto di vista delle emozioni, delle relazioni, non so, la panchina dove ho dato il primo bacio, piuttosto che l'università dove ho studiato per tanti anni, che per me ha rappresentato il mio momento di crescita. Però se noi interagiamo con questi tipi di applicazioni, di software, provando a ripensarli in un'ottica educativa, come noi li possiamo usare? Questo che vi facciamo anche vedere oggi è un po' una panoramica, forse a piccoli assaggi in qua e là, ma proprio perché per sforzarci anche di provare a trovare noi delle modalità di utilizzo che la nostra creatività poi ci suggerisca come utili e significativi nella nostra quotidianità della scuola. E appunto poi ce n'è un altro, quest'altro storyfy.com consente di creare anche in questo caso delle storie sociali e di condividerle appunto in una comunità, quindi ancora ripensa all'idea di una documentazione di quello che avviene all'interno della scuola. E ci sono altri strumenti, per esempio, che mi consentono di avere gratuitamente in un ambiente protetto degli strumenti, per esempio, per le immagini, tipo Photoshop, insomma, non, di editing di immagini, scusate, e che quindi poi di conseguenza posso usare poi per creare le mie storie digitali, per creare poi i miei video fatti di immagini, di testi e di parole. Posso sì? Una considerazione. Alcune settimane fa sui quotidiani nazionali è uscito un articolo su diverse testate riguardo all'attenzione che si voleva suscitare, perché qualsiasi traccia in rete e viene poi utilizzata per scopi commerciali, cioè aiuta a creare un nostro identikit per essere poi bersagliati da messaggi mirati sui nostri interessi. C-
Cioè, come si ovvia questo problema? Allora, non si ovvia, nel senso che allora, se usiamo degli strumenti gratuiti, e la maggior parte delle scuole utilizza strumenti gratuiti, questo è il prezzo che dobbiamo pagare, non c'è speranza, nel senso che anche nei nostri progetti di classe 2.0, dove abbiamo visto per esempio gli insegnanti utilizzare le applicazioni Google, alla fine sono applicazioni sì gratuite, ma comunque dopo tracciano quello che io faccio, quindi mi mandano della pubblicità anche mirata. Questo non c'è speranza. L'alternativa è utilizzare strumenti che siano chiusi a pagamento e che in parte mi tolgono questa possibile socialità e socializzazione, però in generale tutto quello che faccio in rete rimane tracciato, anche laddove sia molto spesso chiuso. Adesso va bene, tipo anche su Facebook, se io avessi il profilo chiuso, se avessi dato la mia amicizia solo a poche persone, mi fossi costruito, è comunque uno strumento gratuito e Facebook la pubblicità me la mette, insomma, quindi l'unica forma che io ho visto è quella, cioè l'utilizzo, penso che anche guardo Giacomo perché è un nostro docente di classe. Ho una bella esperienza di questo, diciamo, quello che rimane in rete. E in effetti devo dire che c'è tutta una serie di problemi. La prima cosa da fare è mai mettere il proprio nome e cognome, e comunque dare degli indirizzi, quindi tutta una serie di protezioni mi sembrano anche abbastanza semplici, di non dare i dati, nel caso voglio dire, i dati personali, se uno è un discorso personale. Per quanto riguarda la scuola, chiaramente se è un discorso di scuola, la scuola non è un problema, perché non è che può mirare un ragazzo in particolare, i ragazzi poi vanno protetti attraverso i nomi e vanno protetti attraverso, diciamo, alcune cose. Mi trovo a dire che nel momento in cui noi mettiamo a conoscenza e facciamo usare certi social network, mettiamo anche in mano uno strumento potente quanto riguarda la parte, diciamo, negativa di internet, perché Blurb è famosissimo per tutta la parte del sesso, che c'è poco da fare. Ce n'è tanti, insomma. Ecco, quello di Blurb è però famoso, nel senso che è specializzato quasi, parlo non di quello lì particolare, ma se apriamo il mondo di Blurb, salta fuori di tutto. Per dire che è molto una certa parte. Per quanto riguarda altri social network c'è meno preoccupazione, però la prima cosa da fare è mai dare identità vere e proprie, perché questo è il punto fondamentale. Creare ad hoc le email sia per i ragazzi, nel caso si voglia, diciamo, dare maggior protezione, quindi i ragazzi in genere sono molto ingenui, hanno dei, sono facilmente ritracciabili, eccetera. Guardo l'educatore che insegna, non mai far mischiare, diciamo, l'attività didattica con quella personale, mai, perché in effetti. Poi, se parliamo di Twitter, è micidiale. Nel momento che andate a Twitter e andate a TweetPic, non si esce più, cioè TweetPic, qualsiasi cosa ci mettete, non potete più toglierla. Mi spiego, TweetPic è un. Voi date i permessi, quando andate su Twitter, quando date i permessi, beh, allora siete già nel impasto che non potete più fare nulla per togliere tutto quello, perché molti siti aggregano i tweet per motivi commerciali, per cui se tu hai follower, rifollowing, retweeti, beh, tutto quello che fai non rimane nel chiuso di Twitter, ma tutte le volte che dai il permesso tipo TweetPic o altri, questi qui si appropriano, diciamo, del tuo permesso e lo mettono in rete, ma moltiplicandolo. Quindi voi non vi accorgete, ma ci sono su Twitter decine di rimandi al vostro tweet che voi non potete controllare mai più, perché è fuori da Twitter. Perché Twitter potete cancellarvi, bene, con un click, 30 secondi, sparite da Twitter come ha fatto Fiorello qualche giorno fa. Ma tutto quello che lui ha fatto non sparisce niente, perché ci sono una decina di siti che raccolgono, perché ho dato i permessi,
pure i dati, perché se vuoi mettere immagini metti tu il PIC, se vuoi mettere un video devi dare un altro, e quindi tu dai permessi, ne dai la decina, tu non li tiri mai più via. Ma questo è vero per tutto? Sì, sì, per la cosa. Nel momento in cui voi date in un social, date dei permessi, anche in Facebook, quando ci sono i giochini, è fritta. Cioè voi voi toglietevi, vi potete togliere da Twitter, ma non vi togliete assolutamente, perché non avete la proprietà, perché avete dato la proprietà a qualcun altro, di quello che il giochino che avete fatto, il giochino, sei il ragazzo del giorno, non so, faccio una battuta, ti piacciono le caramelle, sono tutti i giochini che mettono per ragazzi, ma tutte queste cose qui escono da Facebook, tu chiudi Facebook, ma non puoi chiudere il resto. Quindi nel momento in cui siete uno social network bisogna fare delle scelte, cioè che sono scelte fondamentali per i ragazzi, cioè Twitter va benissimo, ma nel momento in cui tu accetti di entrare a lato di tutti i permessi che dai per le immagini, per l'audio, per il video, tutto quello che vuoi che c'è, tu non possiedi più i diritti, li hai traslati ad un terzo soggetto, per cui tu, se ti vuoi cancellare da una parte, ti rimane la tua impronta dall'altra. Per io posso dire una cosa, ho l'esperienza per almeno un paio d'anni minimo, anche se ti sei cancellato. Sì, no, con questo vale per qualunque tecnologia che utilizziamo, che passi per il web, nel senso che sì, noi gli affidiamo la nostra identità. Poi il discorso pubblicità è un ulteriore discorso in più, diciamo che a margine, e non viene trattato nelle nostre lezioni, di che cosa significhi per un insegnante vivere, diciamo, il web 2.0 dal punto di vista della didattica, della documentazione, eccetera eccetera. Forse prima di tutto la cosa di cui dobbiamo parlare è di privacy e che cosa può significare educare anche a un utilizzo corretto da un punto di vista di tutto quello che poi io faccio rimane. Certo. Quindi di questo devono essere consapevoli i bambini, i ragazzi, i genitori, eccetera. Però, cioè, con un'attenzione, cioè, se ci dobbiamo però spaventare a dire se dobbiamo far così non faccio più niente, allora usiamo il cartaceo faccio un esempio semplicissimo. Se un nostro ragazzo sfortunatamente in Twitter posta un'immagine, perché lo può fare, e va in un tweet pic o un altro, lui questa immagine entra là. Lui può anche, se magari è di bullismo, ma non va mica via. Cioè, voglio dire, no, possiamo chiudere il Twitter e quindi la parte principale sparisce, ma se lui ha postato con i servizi a parte, non, vi posso assicurare che non è una cosa. Diciamo, occorrono interventi legali per toglierla, perché se tu hai postato, tu hai un permesso di un terzo, perché non è Twitter, di usarla quell'immagine. È drammatico, cioè dire, da questo punto di vista. Quindi è uno strumento per cui sono d'accordo, va educato prima ai ragionamenti che ci sono da fare. Non è da dire che non c'è da usare, però bisogna conoscerlo. Sì, no, questo secondo me è una cosa a monte di tutto quello che ci stiamo dicendo adesso, cioè educare anche alle tecnologie significa rendere consapevoli di che cosa c'è dietro, in tutto, cosa c'è dietro al fatto che io voglia mettere un contenuto su YouTube, che lo voglia mettere su Facebook, che lo voglia mettere su qualunque punto della rete, devo essere consapevole, soprattutto nell'età in cui lo fanno veramente da soli, senza il supporto e la guida degli insegnanti, e nell'età in cui è facile cadere nello scherzo, magari non proprio del bullismo, ma che comunque può ferire, può lasciare un segno, oltre che nella rete, anche nelle persone. Noi abbiamo il caso di un bullismo femminile, abbiamo avuto il caso di una ragazzina da noi che ha mandato 300 sms ad un ragazzo, tanto per dire. Quindi se questa qui fosse più smaliziata, avesse fatto questi messaggi in Twitter, io credo che il danno l'SMS è personale, ma se uno va dall'altra parte
diventa una cosa giù di testa, ecco, dal punto di vista dei docenti, ma non ci conviene come insegnanti lavorare con dei social network privati, chiusi? Cioè, capisco che per imparare certe cose, però c'è anche la rete, voglio dire, YouTube è aperto. Twitter si può chiudere senza problemi e niente va fuori se non nel gruppo chiuso che viene fatto, ma generalmente non si pensa di tenere, diciamo, i tweet chiusi, per cui tu penso che possono essere privati, cose private, nessuno li può leggere e nessuno... quindi ho bisogno, cioè qualcuno mi chiede posso seguire i tuoi tweet e gli devo dare un'autorizzazione, certo, altrimenti nessuno mi vede. Ecco, questo è il caso più semplice. Uno, se parte con questo concetto che faccio tweet ma in un ambiente chiuso, non ho problemi di nessun tipo, perché non c'è neanche TweetPic, perché TweetPic ci do io il permesso, nel momento in cui so il problema che c'è non glielo do. Avete capito? Cioè, però bisogna conoscere, la prima cosa è conoscere, una volta che si conosce si può lavorare. Però dipende, uno che uso ne sto facendo, nel senso che io sono convinta che, non so, l'uso che faccio io di Facebook, cioè non faccio nulla che non sia pubblicamente visibile agli altri, quindi è evidente, no? Allora, nel momento in cui lavoro però con dei ragazzini, cioè se li rendo però consapevoli anche di questo, è chiaro che mi devo tutelare anche come insegnante perché non lo utilizzino, però bisogna anche che faccia un po' di cultura e di educazione rispetto a questo, si fa anche per gli adulti, perché io vedo anche tanti adulti che usano in modo improprio probabilmente vari social network, perché ci mettono dentro di tutto, cioè anche come linguaggio, perché tanto sì, insomma, è sempre tutto un po' più informale, quindi sono anche dei cattivi esempi a volte, non dico i genitori, ma magari qualche, insomma, adulto con cui si relazionano i ragazzi. Però secondo me su questo dobbiamo anche un pochino provare a crescere, insomma, a capire che cosa fare. Poi è chiaro che io, cioè penso io, se un ragazzino di 11 anni gli dà in mano un iPhone, cioè chi gliel'ha data la patente tra virgolette per utilizzarlo, invece non mettersi a fare come hanno fatto altri ragazzini, che ne so, le foto nello spogliatoio mentre fanno educazione motoria e poi le metto per divertimento da qualche parte, cioè anche questo significa che, cioè, anche noi ci confrontiamo poi con una realtà di questo tipo, quindi insomma abbiamo aperto su un discorso, forse cioè, è molto importante, forse lo dobbiamo tenere presente come occasione poi di formazione, di confronto, anche per parlare di sicurezza in rete, di sicurezza per i bambini e per i ragazzi. E poi volevo chiedere una cosa anche da prima, cioè questi social network che in cui si condividono essenzialmente le immagini, perché a me viene in mente Facebook, non è che se hai un file lo condividi facilmente. Su Facebook no. Allora, cosa ci servono? Noi ci servono delle cose che in cui io posso condividere tutto e magari ci siano anche... Adesso vi faccio vedere cosa le scuole fanno con Facebook, anche per la documentazione. Intanto iniziamo da che cosa possono fare gli insegnanti, no? E quindi vi ho preso qualche esempio, ripeto, sono pochi esempi su un campo sterminato di possibili strumenti da utilizzare, quindi di comunità di insegnanti che utilizzano gli strumenti dei social network appunto per condividere. Ad esempio, questo eudutopia.org è in inglese, però insomma l'ho preso per far vedere anche cose un po' diverse. In realtà è uno strumento che nasce dalla fondazione educativa di George Lucas, che sapete essere un regista e che evidentemente ha investito in questo progetto educativo, e di fatto è una sorta di sito, portale con molti contenuti, che però consente anche appunto di iscriversi alla comunità e quindi di interagire con chi questi contenuti li mette e di mettere anche i propri contenuti per parlare di quello che succede, come dice il titolo, e quello che funziona nell'ambito dell'educazione a tutte le età, utilizzando molto spesso
gli strumenti comunque tecnologici, quindi come usare un blog per fare questo, è pieno di articoli, è pieno di risorse, è pieno di buone pratiche, è pieno di documenti scaricabili, l'iscrizione è gratuita, ci sono moltissimi strumenti anche per dialogare con le famiglie, eccetera. È in inglese, ripeto, non è al momento in altre lingue, però insomma fa vedere, ci dà un po' un assaggio di quello che succede. Nulla toglie che possa anche ospitare le nostre buone pratiche, o comunque che noi ci ritroviamo un modo per confrontarci con quello che succede. Quindi vedete qua è diviso per varie sezioni, noi andiamo a ricercarci il livello scolastico che ci interessa, andiamo a vedere quelle che sono le strategie, no, specifiche, quindi posso andare a ricercare su alcuni ambiti, vado a vedere i video, partecipo anche ai blog, ci sono una serie di blog di educatori significativi che si occupano in particolare per esempio di insomma, uguaglianza in ambito educativo, di innovazione, eccetera eccetera, e ci sono le varie comunità, anche queste possibilmente sono divise, così uno entra nella comunità che ritiene essere la più interessante, dai nuovi insegnanti che quindi hanno magari delle caratteristiche particolari, alle divisioni secondo il grado scolastico, ai problemi dell'educazione speciale, dell'inclusione, eccetera. Insomma, questo è un esempio di una buona comunità, insomma, che forse insomma, faccio più fatica a trovare una comunità così ricca in ambito italiano adesso. Chiaramente c'è la comunità degli indigeni, cioè ci sono tante altre comunità. Volte sia per quanto riguarda l'ANSA Sendire, c'è appunto il sito GOV che offre questo, ma anche per quanto riguarda la nostra regione, cioè il portale di dati che è con possibilità di documentare esperienze. Magari lo vediamo in un altro momento. Già che sono intervenuta, dico solo questo. Forse mi sentite. Ecco, forse è meglio andare avanti e saltare una sorta di intervallo, i famosi 5-10 minuti, e anticipare la chiusura, cosa pensate? Che penso che, esatto, penso che cominci tra un po' a esserci il discorso training che accomuna tutti. Tra l'altro mi scuso, ma io circa un quarto dovrò andare via perché appunto mi impegno una visita medica. Comunque c'è il collega De Luca, per qualunque cosa che dobbiate appunto comunicare potete rivolgervi a lui. Quindi andiamo avanti, Elena. Sì, io chiedo scusa, ti devo andare via anch'io. Ecco, sì. Però ecco, sapere, documentate, quindi. Allora sì, io adesso creerò all'interno del sito del nucleo regionale, quindi dell'IRR.it, www.irr.it, un punto esatto, in cui metterò le varie relazioni che così ci saranno in questo mese. Quindi grazie. Troverete lì. Ciao. Grazie. Alla prossima. Vado anche un po' più veloce, così magari rimane anche un pochino di spazio per la discussione. Questa comunità si chiama Education 2.0, forse qualcuno di voi la conosce, è italiana, è nata inizialmente proprio come quasi rivista online che conteneva tutta una serie di documenti e di documentazione di buone pratiche nella scuola, e però appunto poi dopo è diventata sempre più sociale, quindi consente anche qui la partecipazione, la collaborazione di chi appunto il mondo della scuola lo vive quotidianamente. Quindi ci sono i racconti, le esperienze, ci sono i sondaggi, ma è anche questo è un sito molto ricco, che però appunto è, come vedete, cioè nasce come proprio una rivista con un comitato editoriale, eccetera, e poi pian piano si è allargata a tutti gli altri. Ancora un pochino di cose, vi faccio vedere. Questo che vi dicevo, che ho trovato adesso, storie di didattica.it, è nato non da tantissimo questo progetto. E fa riferimento alla scuola che funziona, che è un'altra community appunto di insegnanti che hanno voglia di raccontare, di documentare le loro esperienze. Storie di didattica.it prende
ha spunto l'idea delle narrazioni che un docente può fare di un evento particolare, di un'esperienza didattica, di una difficoltà che ha dovuto affrontare, e appunto le rende delle storie da andare a condividere insieme agli altri. Per cui quando io vado, poi adesso vi salto la parte di spiegazione, insomma, che potete, è un vero e proprio blog, questa storia di didattica che al momento appunto non hanno neanche ancora ben deciso come suddividere, per cui è un po' un elenco, no, di tutte queste narrazioni, ci possiamo fare suggestionare dal titolo, ma poco più, no? Probabilmente stanno ancora pensando, è molto un work in progress come farlo. Ma se per esempio io vado a vedere, come dice, le narrazioni, le ultime narrazioni inviate, ad esempio il tema copiato è l'esperienza raccontata di un insegnante che appunto parla di temi che vengono copiati. Questa è un'insegnante di una classe 2.0 che lei dice: io, cioè, mi tocca spiegargli come copiare un tema, cosa significa utilizzare e riutilizzare le fonti in maniera in cui puoi metterci del tuo. E quindi dice: non il copia e incolla è scemo, per esempio, così lo definisce questa insegnante, ma ti spiego io come si può fare. Quindi questa è una sua narrazione dove poi altri insegnanti hanno commentato, possono aggiungere altri documenti. Insomma, è interessante. Ho preso questo perché il copia e incolla è un tema che io sento molto anche a livello universitario, dovrò anch'io fare i corsi per insegnare a copiare e incollare in maniera creativa, quantomeno citando la fonte, già questa a me basterebbe, però vabbè, insomma, credo che sia uno dei temi che anche la scuola 2.0 si trova ad affrontare sempre più, e quindi questo insegnante fornisce un'idea di che cosa significa copiare, nel senso usare le risorse del web, ma mettendoci chiaramente le proprie competenze. Sono appunto esperienze documentate, non in maniera così formale come una banca dati come Gold, ma molto più legato forse anche al momento, alla passione dell'insegnante stesso, però le trovo molto interessante. Ecco, vedete, hanno inserito dei tag che ovviamente sono molto le parole degli insegnanti, no? Forse non sono i tag precisi che userebbe una banca dati più formale, ma che chiaramente ci aiutano così, insomma, forse a sentirci più vicino all'esperienza di tanti colleghi, insomma. E poi interessante, lo vediamo, che comunque vediamo quante persone hanno letto un certo articolo, quindi come vedete è una comunità che pian piano sta crescendo, no? Anche questa, insomma. E vado avanti e passo anche ad altre esperienze. Allora, il social network, perché così vi faccio una breve panoramica del perché a me non piace la definizione di nativi digitali. La definizione di nativi digitali, migrati digitali, è una definizione di Prensky, che è un ricercatore che uscì fuori nel 2001. Noi in Italia ci siamo arrivati parecchio tempo dopo, come sempre, quindi abbiamo iniziato a parlare di nativi digitali intorno probabilmente al 2007-2008, forse anche dopo, ed è diventato subito la parola che faceva la differenza. Tutto va fatto perché i nostri ragazzi, i nostri bambini sono dei nativi digitali, noi siamo e saremo per sempre degli immigrati digitali. No, a me non sta bene, perché non è l'età anagrafica che può fare la differenza nell'uso delle tecnologie. Io anche qui rivendico il modello d'uso rispetto al fatto che io le usi le tecnologie, bisogna vedere cosa ci faccio. Quindi magari sarò anche nativo digitale perché ho conosciuto solo la macchina fotografica digitale e la scansione del documento e non so cosa siano le fotocopie, che poi insomma in Italia forse non siamo ancora neanche così digitali, però bisogna sempre vedere come le utilizzo. Allora a me piace un po' di più come definizione questa di residenti e ospiti, che in inglese proprio suona come resident e visitor, quindi come nelle partite di basket quando abbiamo i visitor, no, che vengono a trovare, e che proprio
valeva non tanto sul fatto che uno sia più giovane o meno giovane, quindi abbia più confidenza, no? E capacità di entrare facilmente e interfacciarsi con le tecnologie, ma che abbia un utilizzo responsabile e consapevole delle tecnologie, quindi con una piena, dice, cittadinanza proprio da residente, da chi le abita le tecnologie, e chi invece è un po' un ospite che magari si le usa, magari paradossalmente le utilizza anche molto di più di chi ne è residente, ma che le usa in maniera anche molto superficiale, senza rendersi conto di quello che fa, senza pensare alle conseguenze, senza assumersi la responsabilità piena di tutto quello che sta facendo. Quindi questa mi sembra una definizione che ci fa riappropriare, no? Come adulti, no? Come insegnanti che si occupano di educazione, di dire, beh, voglio essere anch'io residente a questo punto, nativo digitale no, non lo sarò perché sono cresciuto magari quando ancora c'era l'analogico e tuttora mi ci confronto, perché poi la scuola magari tante opportunità non ce le può dare, però posso acquisire delle competenze davvero cittadino di questo mondo digitale. L'altra definizione, generazione C, è la definizione che spesso viene attribuita appunto ai ragazzi più giovani, cioè quella C sta per contenuti, condivisione, collaborazione, insomma abbiamo messo tutte le possibili connessioni che hanno i ragazzi al giorno d'oggi, che lo trovano molto naturale, no? Il fatto che comunque tutto quello che faccio io lo possa condividere e mettere in comune con gli altri. Però è evidente che non è che vogliamo dire, siccome le condizioni sono queste, siccome viviamo in un'epoca di trasformazioni dal punto di vista delle tecnologie, i ragazzi così facilmente le usano, automaticamente siamo costretti ad utilizzarle anche noi perché è di moda, perché ce lo chiedono. I motivi chiaramente risiedono sempre in quelle potenzialità e in quelle opportunità che noi vediamo nei social network, e che significa, se non mi interessano, se non mi servono, se posso fare meglio in un altro modo, faccio tranquillamente in un altro modo, perché la mia didattica è sempre più importante di una finalità che sia solamente la devo usare perché qualcuno dice deve usare questa tecnologia. Ma questo, insomma, ce lo ricordiamo ogni tanto per non farci solo trasportare dagli entusiasmi del passiamo in rete tutte le nostre giornate, insomma. E un motivo però, appunto, e un pochino ce lo siamo detti in questa nostra chiacchierata, è che comunque, come si diceva Castells, se non vogliamo fare i conti con la rete, sarà la rete che ci chiederà di fare i conti con lei, e quindi queste competenze sono competenze che noi dobbiamo insomma, lasciare anche ai nostri ragazzi, proprio per evitare che succedano cose del tipo metto la foto inappropriata. E quindi quei social network, ad esempio, nello specifico ci dobbiamo avere a che fare, perché dobbiamo anche educare a un utilizzo consapevole, perché dobbiamo fornire poi quelle competenze che siano in grado poi di spendere come competenze che utilizzano nella vita, perché siano dei ragazzi che non siano solamente dei consumatori di quello che qualcun altro prepara per loro, ma che siano in grado anche di creare dei contenuti e quindi iniziare, per esempio, a documentare le proprie pratiche nella scuola, in modo per educare i nostri bambini e i nostri ragazzi a riflettere su quello che stanno facendo, tenerne traccia, tenerne memoria, condividerlo con gli altri, lavorarci insieme, eccetera, eccetera, eccetera. E insomma, questo lo ce lo siamo già detto, vado avanti un po' più velocemente, così guardiamo qualche pratica che abbiamo messo qua nelle nuvolette, così che lasciamo tra le nostre speranze in qualche modo. Qui vi ho messo alcuni esempi di Twitter di scuola primaria che casualmente mi sono tutti saltati fuori da esperienze in lingua francese, quindi non so perché mi vengono sempre fuori loro. Allora, non me ne faccio vedere questo solo uno al volo, ma molto velocemente che cosa sono. Una è un'esperienza, questa, il primo, di una scuola superiore. Questa è un'esperienza di una scuola primaria e questa anche è un'esperienza a scuola primaria. La prima no, l'ho messo sotto il titolino, ma in realtà la prima non lo è. L'utilizzo di Twitter, che come vi ricordo è quello che consente di scrivere frasi brevi, per esempio nella scuola primaria è stato utilizzato parallelamente chiaramente all'utilizzo del cartaceo, quindi
del quaderno per scrivere i famosi pensierini, perché viene proprio bene bene, in quei 140 caratteri i bambini condividono i loro pensierini che hanno scritto, li hanno riscritti 10 volte, ci hanno anche fatto il disegno, l'hanno fatto tutto diciamo nel reale, ma poi lo mettiamo, lo condividiamo su Twitter, che documenta, dà soddisfazione al bambino vedere che l'ha potuto mettere lì, lì rimane, lo può vedere, lo possono vedere i nonni, gli zii, le mamme, papà, il sindaco del paese, il dirigente scolastico, chiunque sia entrato in contatto con questa realtà, ha documentato qualcosa che è stato fatto all'interno della classe, esce dai confini del mio quaderno per diventare un po' anche un patrimonio di tutti quanti, per vedere che cosa abbiamo fatto. Ugualmente in una scuola superiore può diventare l'occasione per, in modo sintetico, per esempio, raccontare quello che succede all'interno della scuola, no? Pensavo prima, mentre parlava Claudio, mi è venuto e vedevo gli insegnanti che scrivevano con l'iPad, no? Che forse una delle competenze che tanto dobbiamo insegnare ai bambini, iniziando veramente dai bambini, è quella di saper prendere gli appunti quando qualcuno sta parlando, cioè veramente di documentare l'evento a cui sto partecipando, altro non è che prendere gli appunti, saper fare sì una sintesi, ma nel frattempo tengo traccia di quello che sto imparando in quel momento. Ecco che allora Twitter consente veramente, attraverso queste frasi molto brevi, di arrivare a documentare, no? Anche un evento, anche una conferenza a cui sto ascoltando, come viene poi utilizzato dal mondo degli adulti di fatto, ma ce ne possiamo appropriare anche noi come insegnanti per utilizzarlo in ambito scolastico. Io do l'esperienza, andate, aprite Twitter, cioè un account, poi scrivete nelle ricerche o matematica, scienze, filosofia, materia, lettere, la parola così, e poi per tutti i pensierini che hanno i ragazzi notturni, diurni, pre-compito, dopo il compito, vi accorgerete come la distanza che c'è tra l'insegnante e il ragazzo quando mette proprio i pensierini sull'argomento specifico. Domani mi devo interrogare, allora quella carogna cioè la battuta, cioè nel senso che troverete, adesso ho esagerato chiaramente, troverete tutti i pensierini dei ragazzi che devo studiare proprio, cioè tutto quello che devo fare in riferimento alle singole materie li trovate, poi se scrivete in inglese, cioè anche le varie lingue, trovate poi i pensieri nel mondo degli studenti alle varie età, ed è molto istruttivo perché ti fa vedere, come dicevi tu, proprio i pensieri originari che non sono intermediati, diciamo, dalla presenza quindi di nessuno, ma è proprio il loro pensiero sull'educazione, sulla materia, su come gli viene proposto, diciamo, il tuo studio. E l'ultimo, questo è Col Providence, è sempre una scuola francese che utilizza Twitter per comunicare con gli insegnanti, genitori, ragazzi, quindi da una parte documenta le attività che vengono fatte nella scuola, non so, appunto la classe che è andata in gita, piuttosto che il progetto di educazione alimentare che è stato fatto all'interno della scuola, dall'altra dà anche le notizie fondamentali sulla scuola, quindi è un modo più veloce. Ci sono i siti delle scuole, non è che sia una modalità differente, semplicemente lo aggrega facendomelo visualizzare con queste frasi molto brevi. E questa è un'altra esperienza che a me piace molto, nel senso è la storia in tempo reale su Twitter, però questa storia è la storia della Seconda Guerra Mondiale. Allora lo prendo come esempio perché è un progetto, vediamo se funziona il collegamento, no, si chiama Real Time. E ci vediamo la prossima. No, volta, ho sbagliato il buco, io ho dimenticato la buco. C'è il cancelletto. Ma dovrebbe funzionare anche senza cancelletto. Ok, tanto lo mette da solo. Allora, questo è un progetto che è stato fatto da un ricercatore tedesco che ha creato un account di Twitter che dovrebbe in sette anni dal 40, comunque fino al dopoguerra, quindi fino al 46-47 anni, giorno per giorno racconta gli eventi, adesso è arrivato,
insomma è iniziato, non mi ricordo esattamente da quanto, ma comunque ancora al primo anno, e quindi racconta la storia della seconda guerra mondiale come se ci fosse stato Twitter a quei tempi, quindi mettendo appunto delle brevi notizie su che cosa sta succedendo, no? Perché siamo al 2 aprile del 1940 adesso, aggiungendo le foto, quindi i collegamenti al materiale fotografico, eccetera. Quindi è come se mi documentasse la storia della seconda guerra mondiale in maniera puntuale, come se fosse un esperimento di una vita vissuta adesso. Trovo che al di là di chiaramente un insegnante di storia che può essere interessato a vedere questo tipo di progettualità, è un modo sicuramente anche utilizzare Twitter per documentare e far documentare argomenti di studio ai nostri ragazzi, cioè nel momento in cui per esempio io ipotizzassi un lavoro di ricerca in cui anche utilizzando i gruppi di Twitter che vi facevo vedere prima, a ognuno, a ogni gruppo in classe è assegnato un argomento specifico che poi possono condividere, io posso crearmi la scaletta, no, degli argomenti principali anche scrivendola su Twitter, quindi diventa un modo per sintetizzare e per tenere traccia, per poi aiutare chi quell'argomento in particolare non ha dovuto studiare, ma per presentarlo poi agli altri e condividerlo su un qualunque argomento che viene trattato a scuola. Insomma, questo è un sito con poi collegamento ad altri blog di questa scuola primaria, dove io, ogni classe ha aperto poi il suo blog, quindi ci sono dei rimandi e testimonia, documenta quello che succede all'interno della classe, ad esempio la classe prima, appunto vediamo anche facendo vedere alcune foto che cosa hanno creato i bambini. Pochissimo testo in questo caso, ci sono le foto, ci sono i disegni dei bambini, ci sono pochissime spiegazioni, però insomma è una documentazione di quanto avviene nella classe, che mi consente anche di relazionarmi appunto con il territorio, con le famiglie, che così possono seguire quello che succede. Ma di esempi di questo tipo ce n'è tantissimi. Vi ho messo quello delle scuole a Longhena perché è un sito molto carino di una scuola qui del bolognese, ma anche questo Hanson Primary School è un interessante sito di una scuola primaria in Gran Bretagna, dove ad esempio c'è anche il videoblog del dirigente scolastico, quindi potreste suggerire ai dirigenti scolastici delle vostre scuole con un messaggio al mese, mette questo dirigente scolastico e racconta quelli che sono gli eventi principali, che cosa è successo, quindi è anche un modo non solo per documentare ma proprio per comunicare anche tra tutti quanti, oltre poi a raccogliere poi le buone pratiche che sono state svolte, i progetti. Per esempio in questa scuola primaria hanno un progetto che si chiama Paperless, che quindi significa come possiamo fare didattica assolutamente senza la carta, quindi sperimentano delle applicazioni dell'iPad, degli altri strumenti tecnologici e vedono che cosa effettivamente ci possono fare, funziona, non funziona, funziona bene, con i loro commenti. È un modo anche quello interessante per lavorare come comunità, ripeto, della scuola, ma anche per condividere, entrare in contatto con tutti gli altri, insomma. E anche questo non ve lo faccio vedere, è un video che vi fa vedere come all'interno di una scuola superiore hanno deciso di utilizzare un social network, quindi anche questo documenta una buona pratica realizzata per la scuola. Spesso un po' la fatica di utilizzare strumenti di documentazione in cui devo scrivere tanto testo è appunto quello di dover solamente scrivere. In questo caso è stato possibile anche coinvolgere i ragazzi, realizzare un video che è anche più facilmente fruibile in primis, poi dopo mi vado a leggere anche il documento di che cosa effettivamente è stato fatto, ma il video per esempio ci aiuta molto, no? a farci conoscere, a comunicare davvero quello che abbiamo fatto, quindi anche questo ve lo lascio come possibile utilizzo. Ancora non mi vado a collegare adesso vi li racconto in breve. Uno è una pagina di un liceo su Facebook, quindi un liceo che ha deciso di utilizzare una pagina su Facebook che è aperta, libera e visibile a tutti quanti per appunto comunicare quello che succede all'interno del
la scuola per mettere in evidenza le notizie che possono interessare la scuola. Non so, è stato lanciato il concorso per non so, dalla regione Lombardia per fare questo, questo, quello, oppure c'è l'open day di questo, ma un modo, sì. No, perché Facebook è un sito, cosa cambia rispetto a... Cambia questo, in un liceo finisce che i ragazzi usano solo Facebook per comunicare, se vuoi recuperare i ragazzi, questo quindi è praticamente scuola superiore, lo dico per la mia esperienza, faccio progetti di educazione stradale. E per creare le comunità con i ragazzi abbiamo dovuto creare i gruppi su Facebook, perché neanche le mail leggevano i ragazzi, perché le mail sono solo un modo per poter avere uno username per iscriversi ad altri siti. Quindi l'unico modo per esempio era quello. Credo che la motivazione sia questa, la stessa motivazione che porta questo username, che è una mia amica insegnante, quindi a voi non è, ve l'ho messo ma non la riuscite a vedere, nel senso che ha il profilo comunque abbastanza chiuso, che è un insegnante di una scuola superiore che si occupa di fare anche orientamento e che l'unico modo che ha avuto per uscire dalla logica apro il banchetto a scuola e ovviamente non mi verrà nessuno studente o me li faccio segnalare dagli insegnanti, quindi diventa impossibile lavorare, crea un profilo su Facebook e chiedo l'amicizia ai ragazzi, ma poi i ragazzi chiedono l'amicizia a me e fornisce supporto nell'ambito dell'insegnamento delle materie scientifiche, creano progetti, eccetera. Ha veramente scoperto modalità di interazione, in questo caso con i propri ragazzi, ma anche di documentazione, perché poi è diventato un modo perché i ragazzi le proponessero, ho trovato questo sito che serve a fare, quindi documenta anche quello che fanno i ragazzi nel loro essere a casa e poi lo rende disponibile a tutti quanti, anzi li invita proprio a commentare, a mettere direttamente nella propria bacheca di Facebook quello che poi i ragazzi fanno tra di loro. Perché su Facebook, nonostante loro sappiano benissimo che quella è comunque un'insegnante con un nome e un cognome, ma diciamo allentano, no, quella formalità che il rapporto faccia a faccia ci fa stare sempre un pochino più lontani. In questo modo si sono sentiti più coinvolti, più in grado di partecipare attivamente, di condividere con l'insegnante ma anche con gli altri ragazzi che non sono neanche tutti delle stesse classi, quindi sono ragazzi di una stessa scuola che sono entrati poi in contatto tramite Facebook. E questo anche l'esempio, per esempio, che vi dicevo, non è visibile, è un gruppo chiuso, un progetto di educazione stradale che è diventata un contenitore di tutto quello che viene svolta all'interno del progetto, in modo che i ragazzi abbiano sempre un luogo dove poter andare, ritrovare tutti i materiali che sono stati utilizzati, caricare i materiali che vengono utilizzati e creati da loro stessi e commentare. Quindi come si fa su Facebook? Si crea un gruppo su Facebook chiuso. Sì, ho capito, questo, però a condividere materiali. Allora, sui gruppi di Facebook si possono creare dei documenti doc oppure si mettono i link a dei siti esterni che contengono i materiali, se no si mettono i video, si mettono le foto, sì, di questo tipo. Però i gruppi di Facebook consentono di creare dei formati tipo doc, ecco, dove io posso fare un copia e incolla di un documento di doc, non posso mettere delle tabelle Excel, non posso mettere dei PowerPoint, in realtà posso perché c'è un'applicazione per creare PowerPoint anche su Facebook, però se proprio non avesse voglia di dover rielaborare mille cose, può creare la funzione comunque dei video anche tramite PowerPoint, quindi in realtà è... Oppure mi appoggio su un sito esterno. Oppure se si appoggia su un sito esterno. E anche questo è un altro esempio di tipo di utilizzo storico, cioè è stata creata la pagina Facebook di un personaggio famoso, come se fosse del passato, come se fosse un personaggio ancora vivente. Allora, questo mi fa pensare che anche su Facebook si possono creare pagine di luoghi, di personaggi, insomma la nostra fantasia può andare ovunque, perché diventino dei contenitori delle ricerche che facciamo con i nostri ragazzi, con i nostri bambini, con i ragazzi delle scuole superiori, e quindi in questo modo lasciamo veramente una documentazione in progress che cresce, che è cronologica, che consente di far interagire tra loro i partecipanti.
Anche qui si può fare aperta o si può fare chiusa semplicemente ai partecipanti di quel gruppo, se non vogliamo che partecipino 1000 persone, insomma. E questi sono dei canali YouTube che hanno creato le scuole, anche qui o per documentare qualche cosa realizzato nella scuola o per documentare delle attività didattiche magari di uno specifico insegnante. Ad esempio, questa è una scuola primaria Pascoli di Carpi, dove non ci sono tantissimi video, non è che vi abbia preso le eccellenze, chissà che cosa hanno fatto, ma così vediamo semplicemente come creare di Carpi, come creare per esempio dei video che testimoniano, documentano ciò che è stato realizzato in una classe o all'interno della stessa scuola. La stessa cosa, insomma, in maniera più relativa ai più grandi, insomma, questo sito del liceo Le Spighe, che quindi si appoggia anche a YouTube per caricare dei file video. Ancora molto velocemente, questo è uno dei miei portali preferiti, no? Siamo riusciti. La rete dei ragazzi del fiume, che è un portale veramente molto ricco, che documenta l'attività di una serie, qua vedete, di istituti, sono circoli didattici, istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado in Friuli Venezia Giulia, che lavora veramente molto bene, è un ottimo esempio, secondo me, di buone pratiche e di condivisione di buone pratiche, a partire dalle pratiche di un insegnante, a quelle dei gruppi di insegnanti, ai lavori fatti dagli studenti, dai bambini, ai lavori fatti verso la cittadinanza, quindi in condivisione anche con il territorio. È un sito ricchissimo, ci vorrebbero 3 ore solo per spiegarvi tutto quello che fanno. Dentro ci trovate molte anche sperimentazioni nell'uso dei podcast, nell'uso delle applicazioni di iPad molto interessanti. E è davvero veramente molto, molto, molto bello ed è sociale, perché crea una comunità che può entrare in comunicazione con tutti quanti, pur mantenendo anche delle aree più dedicate, quindi più chiuse solamente alle esperienze, insomma, personali, senza che quelle possano accedere tutti. Però c'è anche bisogno di documentare le proprie buone pratiche, di raccontarle all'esterno, insomma, perché in questo ci aiuta non solo a capirci meglio, no? A raccontarci, a capire meglio chi siamo, che cosa abbiamo fatto, ma anche ad andare, insomma, in direzione degli altri. Io non volevo tenervi tantissimo, quindi dopo il resto ve lo lascio da guardare, la parte finale, così fate come compito a casa, no? Poi dopo. Nel senso, qualche spunto di riflessione ulteriore rispetto a che cosa può significare educare ed educarsi all'utilizzo dei social network dal punto di vista delle diverse dimensioni cognitive, dell'informazione, della ricerca e dell'espressione.